vittoria di queste Olimpiadi per l'Italia, Milano Cortina, è un grandissimo successo per tutto il paese, ma in particolare per quello che sono gli sport invernali e quindi tutto quello che c'entra gli sport invernali, gli appassionati, i fruitori degli impianti e tutto quel tessuto di aziende che producono articoli sportivi. L'Italia è il secondo paese produttore a livello mondiale di articoli sportivi e quindi sarà un volano per tutto quello che è il comparto del mondo sport e sport outdoor. Il contributo del mondo outdoor all'interno del mondo sportivo in generale è un contributo fondamentale perché lo sport outdoor è lo sport delle persone che praticano sport fuori da un contesto di gioco. Quindi è lo sport che viviamo tutti i giorni, è stato il traino anche in passato per portare lo sport dalla disciplina sportiva all'utilizzo quotidiano e quindi è fondamentale. In particolare all'interno del gruppo di Assosport sono presenti i maggiori esponenti a livello mondiale del mondo outdoor, quindi siamo un'eccellenza e con queste Olimpiadi che abbiamo portato a casa senz'altro non potremo che crescere da ogni punto di vista. Il ruolo di Assosport a livello confindustriale è un ruolo di coesione tra tutte quelle che sono le istanze delle varie industrie operanti nel settore, è un ruolo di collante e di unità e permette di poter rendere le nostre imprese efficienti non solo a livello italiano ma in tutto il mondo, perché uniti, come hanno dimostrato l'assegnazione delle Olimpiadi, uniti si vince. Il sistema Italia senz'altro ha i numeri giusti per emergere in questo ambito, già oggi è il secondo paese più importante dal punto di vista dell'export, senz'altro queste Olimpiadi saranno una consacrazione che permetteranno di andare ancora oltre a quelle che sono le nostre aziende, aziende che hanno la capacità di esportare in tutto il mondo già adesso, quindi figuriamoci dopo un evento del genere che porterà oltre all'entusiasmo anche grandissime risorse e voglia di fare.